Ciao a tutti, oggi prepareremo il merluzzo con burro agli agrumi. Il tempo di preparazione della ricetta è 50 minuti circa. Gli ingredienti sono arancia, limone, acqua, patate, zucchine, burro, filetti di merluzzo, sale, pepe, origano, prezzemolo e pepe rosa. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza dell'arancia e la scorza del limone e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il trito di agrumi. Senza lavare il boccale, versiamo l'acqua all'interno. Posizioniamo il cestello con le patate che abbiamo già condito con sale e pepe. Chiudiamo con il coperchio. Senza il misurino, prendiamo il baroma, lo posizioniamo sopra il coperchio e mettiamo le zucchine. Le condiamo con sale e pepe. Prendiamo il vassoio del varoma che abbiamo unto con del burro e posizioniamo i filetti di merluzzo. Man mano che li posizioniamo, li andiamo a condire da entrambi i lati con sale e pepe. Adesso cospargiamo i filetti di merluzzo con un po' del trito degli agrumi. Lo chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. A questo punto, con l'aiuto di una forchetta, verifichiamo la cottura del pesce. Eventualmente prolungatela per 5-6 minuti o comunque sino a quando il pesce non sarà cotto. Trasferiamo il pesce, le zucchine e le patate in un piatto da portata e teniamolo in caldo. Per rimuovere il cestello, aiutiamoci col becco della spatola. Lo punto svuotiamo il boccale e teniamo in caldo il pesce. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il burro, l'origano, il pepe rosa, il trito degli agrumi. Chiudiamo con il coperchio, questa volta anche il misurino, e azioniamo il bimby per 4 minuti. Sempre
60 gradi, antiorario, velocità 1. A questo punto, dal foro del coperchio aggiungiamo il succo del limone, il succo dell'arancia, riposizioniamo il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 3. L'emulsione è pronta, trasferiamola in una salsiera e andiamo a impiattare. Dopo aver posizionato il pesce con il contorno nel piatto, spargiamo con la salsa l'emulsione. E completiamo con il prezzemolo. Merluzzo con burro agli agrumi. Grazie e alla prossima ricetta!